A Palazzo Reale, a Milano, fino al 1 marzo, è visitabile Guggenheim, la collezione Tannhauser, da Van Gogh a Picasso. Un'occasione unica per poter ammirare oltre 50 opere di grandi autori, che vanno dagli impressionisti ai post-impressionisti fino alle avanguardie del Novecento. Una collezione, quella raccolta da Justin Tannhauser e poi donata al Guggenheim di New York, che si è formata attorno a una grande famiglia di appassionati d'arte. Dopo aver vissuto per 500 anni in Germania, disse Justin Tannhauser, un grande collezionista tedesco di origini ebraiche, la mia famiglia è ora estinta per i gravissimi fatti successi durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo decido di donare la mia collezione, per regalare all'umanità un prezioso tesoro di arte e di civiltà. In esposizione a Palazzo Reale, tutti i più grandi pittori di fine 800 e inizi 900. Innanzitutto Monet, Manet, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin e gli altri grandi nomi degli artisti della natura, i cui quadri erano spesso un invito al rispetto dell'ambiente e alla ricerca di un contatto, quasi di un abbandono, ai paradisi tropicali. Significativo è questo quadro, Aere Mai, di Paul Gauguin, del 1891. In lingua maori vuol dire vieni qui, e il quadro rappresenta un meraviglioso paesaggio di Tahiti. Si tratta dell'idealizzazione romantica di un paradiso puro che sedusse gli europei dell'epoca. Le ultime sale sono invece dedicate alle neoavanguardie, con opere esposte di Klee, Kandinsky e soprattutto di Picasso.